Leopoldo che finisce in coma etilico sul marciapiede. Io che sfascio un intero mio concerto. Cristo che si trasforma in un idrante umano. Poi c'è la sedia a due gambe. Beh, lei è una sedia. Abbiamo confessato le nostre peggiori esperienze con l'alcol in questo video. Il primo talk show animato di YouTube Italia. Tazze caffè. Non so se si è capito, ma Taz sta per The Animated Talk Show. Vi piace? Vi prego, ditemi di sì. Solo non sono un genio, vi prego, ditemelo. Ho bisogno di sapere che non sono scemo. Coraggio, scrivetemi. Ma ciao, belli. Allora, io innanzitutto devo mettere in chiaro una cosa. Il punto qual è? È che c'è un problema. Il problema si chiama sedia. Io, cioè, non è che sono astemio. Tutto quello che bevo sa di detersivo dei piatti, quindi... Ma sei infelice, la vita se triste. Se vuoi ti posso dare un succo alla frutta. Non lo so, però in compenso mangio come un animale. Insomma, stasera la sedia sarà il nostro opinionista. Quindi dobbiamo raccontare la nostra ultima sbronza. Ah, perché io ne ho circa una ogni due settimane, quindi okay, devo... Ok, ma è il motivo per cui sei qui. Lo so che sembra un po' uno stereotipo, però è avvenuta durante un concerto. Ero andato a Palermo da solo. Niente, sta di fatto che, boh, circa alle 2:30 è finito il concerto e poi siamo andati a bere, perché poi il concerto cosa fai? Vai a bere. E quindi già ero stoned totale in questo locale. Giusto. E quindi ero, dopo essere stati in questo locale, io mi siedo sul marciapiede insieme a dei miei amici a parlare, eccetera, eccetera, e a un certo punto vomito lo schifo, veramente esce la... Immagino tipo un pool di Blastoise. Oddio, Cecilia affondata. Una foto del vomito, sì. Scusami, hai una foto? No, ti prego, ma... Hai una foto del vomito? Ma è tipo la foto dopo la cacca, cioè... Allora la faccio solo io la foto, merda. Ma che schifo. Ma che schifo. Il nuovo fotopiedi, praticamente. Foto popò. Oddio, si vede anche i pomodorini che avevi mangiato. La cosa più strana è che dopo aver vomitato io mi sono addormentato in quel marciapiede. Cioè sono collassato, sdraiato. Quindi io mi sono svegliato improvvisamente tipo alle 6 del mattino. Tu sei rimasto in coma su un marciapiede per quante ore? 4 ore circa. 4 ore. Ma la cosa peggiore è che a una certa, l'indomani, vado a controllare i messaggi su Instagram e trovo questo messaggio. Ciao Poldo, ieri sera io e dei miei amici stavamo passeggiando per Palermo e volevamo subito chiederti una foto, solo che mi sa che eri addormentato, stavi poco bene, e quindi ci siamo fatti la foto. E mi ha inviato sta foto, no! E cioè io così. Ti credo. Ottimo. Bene. Io ho un piccolissimo problema, ovvero che ubriacarmi è difficilissimo, perché comunque sono alto, sono di corporatura abbastanza grossa, cioè, quindi qual è il mio concept? Quest'estate concept sono andato a... dell'ubriacarmi, è bellissimo, è sua idea. A luglio di quest'estate sono andato in vacanza da questo mio amico in casa sua, che c'ha proprio una casa al mare, e mi ha detto, ok bro, il mio obiettivo di stasera è collassare sul tuo letto. Allora, seratina tranquilla, cioè non c'era niente di... Ma c'eravate solo voi due, non ho capito questa cosa. C'era anche altra gente. Ah, ok, pensavo che eravate tipo lì stand-off, Mexican stand-off. Ok, mi devo ubriacare. Stasera devo bere. Devo! Dopo averci mangiato un bel kebab, io prendo la vodka liscia la metto mescolata con niente. Cioè metto un bicchiere di vodka liscia sul tavolo. Ma potevi berti l'alcol etilico a questo punto, se avresti avuto lo stesso effetto. Mi è venuto subito lo sforzo di vomito e ho detto, non è possibile che sono già ubriaco e devo vomitare. E allora dico, ok bro, proviamo quest'altro che questa qua ha fatto cagare. Allora mi dà tipo, se non sbaglio, quello con cui si fa il mojito, cos'è? Salsa barbecue. Sì. Però bevo di nuovo l'alcol e ho di nuovo lo sforzo di vomito, provo a metterlo mescolato con qualcosa. Ma no. Rum e Monster, e lì ho vomitato quello che avevo bevuto da quanto faceva schifo. Allora il mio amico mi fa, guarda, se vuoi far scendere l'alcol, ho cercato su Google questo metodo per fartelo sentire un po' di meno. Devi bere il caffè. No, non è possibile. Ma è come mettere il napalm, è acido. E mi ha fatto una caraffa così. Ma... E io me la sono bevuta tutta. Mi chiedo, dato che comunque non solo abbiamo capito che non ti ubriachi, ma che non ti sai neanche ubriacare, volevo capire, quando hai vomitato hai fatto qualche suono strano? Perché quella è una delle parti che mi piace di più. Tipo così, non lo so. Ma quindi l'obiettivo della serata risultava... Hai completato gli obiettivi. Ti hanno dato la partner. Esatto. La mia è solo stupida, ma tanto, perché io sono stupido. Praticamente ho studiato canto per diversi anni. Avevo un insegnante di canto. Alle primissime lezioni io le chiesi: signorina, io quando sto male con la voce, che devo fare? Cioè io non posso dire no al concerto, devo fare qualcosa. E lei mi disse: prendi un cicchettino di rum e miele. Il problema qual è? Il problema è che, ma se la gola sta tanto tanto male, io ho bisogno di tanto. Non ci credo che mi hai fatto questo ragionamento. Sono salito sul palco con un thermos di rum e miele.
Ma era... tu un mio normale concerto hai fatto. Cioè io lo faccio proprio con intenti diversi. Era buonissimo. Bellissimo. Era caldo, caldo, sai? Era buonissimo. Peccato che sono arrivato sfasciato a fine concerto. Avete presente quando c'è il classico finale del concerto rock in cui la band chiude insieme sull'accordo, sfascia la batteria, è successo, e finisce la canzone, tutti in silenzio, e senti soltanto sono io con testa inchiodata sull'amplificatore che sto continuando a suonare la chitarra a corde vuote. Così. E mi giro, la scena era proprio questa, no? Ero di spalle dal pubblico. Così. E il pubblico così. E poi è partito la standing ovation, a caso. Ah, questo proprio, bellissimo. Ma era tutto sbagliato, era tutto sbagliato. Ma tu eri già arrivato ubriaco o ti sei ubriacato anche durante il concerto? Ho fatto proprio l'escalation, ho fatto il level up durante il concerto. La gamer juice. Lo scildino, Lo scildino. Io ho una famosa ubriacatura che viene tramandata dai miei amici, in cui improvvisamente dopo mezzanotte ho incominciato a parlare solo inglese con fortissimo accento americano. Yo man, don't worry, your life is not as bad as you think. Come on. Tipo così. Ti sei trasformato in Bob Marley praticamente. C'è stata una sera, una delle prime sere in cui io mi sono trasferito a Ravenna, che col mio coinquilino e un amico volevamo celebrare un po' questa cosa, perciò siamo andati in un pub. Tipo, non so se avete presente Madagascar quando scappano dallo zoo all'inizio. Dov'è? C'è tipo quello che distrugge. Ma che razza di paragone è? Madagascar. Perfetto. Che c'è tipo, se non sbaglio, l'ippopotamo che spacca il muro, la giraffa che finisce dentro un camion della spazzatura e finisce. Ma come fai a ricordarti tutti questi dettagli? Vabbè. Madagascar è uscito 15 anni fa. Stai zitto, fammi parlare. Che noi stavamo camminando piano piano parlando con l'altro mio amico. Vedo il mio coinquilino che tira dritto. Lui voleva tornare a casa e quindi era tipo impilato così che camminava. Tipo NPC, andava dritto, doveva tornare a casa. E a una certa vedo che lo fissa e fa: ma dove sta andando? Nel momento stesso in cui io alzo lo sguardo, vedo lui che fa 5 passi in avanti, tipo tu, trova un'aiuola davanti a sé e ci cade dentro così. Piegato, letteralmente piegato là dentro. Quella stessa sera io facevo versi demoniaci mentre tornavo a casa. Tramite un mio amico mi fa vedere, mi fa questo messaggio e mi fa: tu ne sai qualcosa? E si legge questo messaggio tipo: oh, ma ieri sera a Ravenna sentivo voci demoniache, probabilmente qualche tossico che stava uccidendo qualcuno. Ho pensato al giorno ed ero io che stavo urlando growl metal mentre tornavo a casa. C'è un demone. Cosa pensi di questa cosa, Sedia? Opinionista della serata. Allora, devo dire, Poldo ha sicuramente... Finisce così il video. Va bene. Fine. Primo benissimo, primo benissimo. Per me va bene, bellissima come ending. Oddio, oh, lo amo. Bellissimo. Sì, credo che quella mia da ubriaco di quel conquilino che cade nella, nella aiuola sia molto divertente da animare. Mamma mia, dicevo proprio... No,